Oggi con i computer, Photoshop e l'intelligenza artificiale tutti noi sappiamo che è possibile creare immagini false in pochissimi secondi. Ma se ti dicessi che 90 anni fa un fotografo ha manipolato il mondo intero cambiando le sorti di una vera e propria guerra creando una foto falsa? Lui è Robert Capa e questa è una delle foto che cambiò il mondo, un'immagine tra le più iconiche e famose della storia. Se ti stai chiedendo com'è possibile tutto ciò, quello che scoprirai oggi ti lascerà bocca aperta. Per capirlo dobbiamo tornare indietro al 1931, in Spagna, dove era appena stata proclamata la Seconda Repubblica Spagnola, che portò a tante riforme sociali, agrarie ed educative. Riforme che però incontrarono altrettante resistenze da settori più conservatori. La Spagna si polarizzò sempre di più tra destra e sinistra, e tutto questo clima di tensione tra le due fazioni arrivò a un punto di non ritorno dopo le elezioni di febbraio 1936, che videro la vittoria del Fronte Popolare, una coalizione di sinistra. La destra non accettò questa vittoria e dopo pochissimi mesi, precisamente a luglio dello stesso anno, un gruppo di militari fascisti guidati da Francisco Franco guidò un colpo di stato. Qui iniziò una guerra civile, proprio all'interno della Spagna, una guerra che si stima abbia portato a un numero compreso tra 500.000 e 1 milione di morti. Questo conflitto, tuttavia, nonostante interessò solo la Spagna, attirò l'attenzione del mondo intero, diventando il simbolo della lotta contro il fascismo per la democrazia. E un ruolo fondamentale lo giocò proprio questa foto. Robert Capa fotografò un miliziano, colpito a morte da un cecchino, mentre combatteva i militari di Franco un istante prima di spegnersi a terra. Questa foto cambiò totalmente l'opinione del mondo, perché devi considerare che prima del 1936 praticamente nessuno aveva mai visto la guerra. Le notizie circolavano lentamente e pochissime persone sapevano cosa stava realmente accadendo, e se in pochi lo sapevano, figurati quanti avevano addirittura il privilegio di vederne le immagini. Per quanto sembri strano fare questo ragionamento adesso, era difficile 100 anni fa capire veramente la crudeltà della guerra. Prima venivano utilizzate macchine fotografiche grandi, ingombranti e difficili da gestire, quindi era praticamente impossibile arrivare sul luogo del combattimento. Tutto cambiò negli anni 30, appunto, con l'arrivo della Leica 33 mm, e per la prima volta una foto così cruda, così realistica, fu pubblicata su centinaia o migliaia di riviste. Fu pubblicata addirittura sul Time nel 1937, e grazie ad essa l'immaginario della guerra iniziò a entrare nelle case delle persone, e ancora oggi questo scatto è considerata una delle fotografie migliori della storia. Tuttavia ci furono non poche contraddizioni, a partire dal soggetto dello scatto, ovvero Federico Borrell Garcia, o almeno questo è il nome che dichiarò Capa. Il vero Garcia, però, secondo altre testimonianze, è morto in tutt'altre circostanze. I soldati che prestavano servizio con lui dichiararono che Garcia morì in un appostamento coperto da un albero. Un'altra discrepanza riguarda il luogo. Secondo Capa, la foto fu scattata vicino a un villaggio chiamato Cerro Muriano. Altre analisi hanno dimostrato che però le colline sullo sfondo corrispondono a un altro luogo, precisamente vicino alla città di Espello, a 50 km da Cerro Muriano. Anche Robert Capa stesso si è contraddetto in molte interviste. Alcune volte ha detto che il miliziano è morto a causa dello sparo di un cecchino, altre volte ha dichiarato che invece è stato ucciso da una mitragliatrice. In ogni caso, comunque, non ci sono rilevamenti storici che affermano che in quelle zone, in quello specifico conflitto, c'erano effettivamente dei cecchini. E tutto questo venne ulteriormente rafforzato quando nel 2007 venne ritrovata una valigia appartenente proprio a Capa con tantissimi negativi delle sue foto. E nonostante ci fossero centinaia e migliaia di negativi, il negativo specifico di quello scatto non fu mai trovato. Ma allora, se non è stata una foto reale, come ha fatto Capa quasi 100 anni fa, senza nessuna tecnologia, a creare uno scatto falso? Devi sapere che in verità molte delle foto che ancora oggi consideriamo iconiche non sono state effettivamente scattate durante un combattimento. Spesso venivano organizzate delle messe in scena durante gli addestramenti o durante i preparativi di guerra. E molti delle voci che circolano riguardo questa foto affermano la stessa cosa, cioè che sia una messa in scena organizzata a tavolino. E i casi sono veramente tanti. Il Lattaio di Londra, ad esempio, altra foto famosissima, è stata riconosciuta come falso, cioè più che come falso, come messa in scena. Il lattaio in verità era l'assistente del fotografo che è stato messo in quella posizione con quei vestiti per lanciare un messaggio attraverso la fotografia. O anche il bacio dell'Hotel de Ville, altra foto incredibilmente famosa. In verità erano due ragazzi messi in posa proprio per quello scatto.
La differenza è che, al contrario di tante altre foto che ormai sappiamo che sono state create attraverso delle messe in scena, questa foto di Robert Capa rimane un po' nel limbo. Lui stesso ha sempre dichiarato che quella foto fosse autentica, fosse spontanea, e tante persone gli credono. Quindi ancora oggi, dopo quasi 100 anni, non abbiamo prove concrete e certe che quella foto sia stata autentica o una messa in scena. Magari perché rappresenta anche un ideale così forte, cioè la crudeltà della guerra e la lotta della democrazia contro il fascismo, che molte persone non vogliono convincersi che possa essere stata una messa in scena. Ma da un certo punto di vista, conta veramente se questa foto è reale, cioè rappresenta una morte vera, oppure se è stata solo una messa in scena? Il compito della fotografia è veicolare messaggi, comunicare e suscitare emozioni. Quindi, se questa foto è stata come uno spartiacque, se questa foto ha portato la guerra nella casa delle persone, contribuendo a creare un'opinione collettiva, creando degli ideali e smuovendo le persone contro la crudeltà della guerra, allora conta davvero se quell'uomo è veramente Federico Borrell Garcia e se è morto veramente in quell'istante? Personalmente credo che sia molto molto importante conoscere la verità, perché solo conoscendo la verità e avere la consapevolezza di tutto possiamo sviluppare un nostro pensiero critico. Tuttavia, se lo scopo della fotografia è quello di comunicare, credo che questa foto abbia fatto il suo dovere e abbia veramente portato un vero cambiamento nel mondo a prescindere dalla sua autenticità. E comunque questa storia è ancora oggi estremamente attuale. Solo nello scorso anno, cioè nel 2023, ci sono state tantissime foto che hanno contribuito a cambiare la nostra percezione del mondo. E se l'argomento ti incuriosisce e vuoi approfondirlo ancora di più, allora ti consiglio di guardare questo video in cui ho raccontato le 7 foto create con l'intelligenza artificiale che hanno cambiato il mondo nel 2023. Ti linko il video qui in alto oppure lo trovi all'interno del mio canale. Ma soprattutto fammi sapere cosa ne pensi tu di questa storia, se è giusto manipolare una foto per trasmettere degli ideali. E non c'è una risposta unica, quindi sono davvero curioso di sapere cosa ne pensi tu per avere anche un punto di vista diverso. Sono sicuro che farà bene a noi parlarne, ma farà bene anche a tutte le persone che guarderanno questo video e leggeranno i commenti. Quindi ci vediamo lì e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!